Bentrovati, questa è Radio CICAP Fest, perché c'è il CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità, anche se oramai sta quasi per finire. Io sono Serena e per tutto questo tempo vi abbiamo fatto compagnia, incontrando alcuni dei più bei nomi della scienza, della divulgazione e tanti amici ed esperti del CICAP. Il filo conduttore delle nostre puntate, delle nostre chiacchierate è stato il viaggio, tanto oramai lo sapete, siete afferrati su questo, e l'ospite di oggi è Sandra Savaglio. Benvenuta Sandra. Salve, ciao Serena. Sandra non ha bisogno di presentazioni, basta dire che è un'astrofisica conosciuta in tutto il mondo ed è specializzata nello studio dell'origine dell'universo, che è una cosa che per me è affascinante a mille. E poi vabbè, cioè, è stata anche sulla copertina del Time, che non è una roba mica da tutti. Sì, no, io studio le galassie lontane, quindi l'origine dell'universo adesso si intende veramente i primi istanti dell'esistenza dell'universo, mm-hmm. quindi vuol dire cose estremamente esotiche. Io faccio un pochino cose un po' più reali, tipo le galassie, tipo le esplosioni di stelle, tipo Bene, allora noi con te Sandra andiamo alle origini del tuo viaggio nella scienza che hai intrapreso da tanti anni, che stai portando avanti in modo più che brillante. Come ormai tradizione per queste puntate del Radio CICAP Fest, ti vado a chiedere quali sono gli oggetti che non mancano nella tua valigia. Quali sono gli oggetti che hai messo quando hai iniziato in questo appunto viaggio della scienza, che ti hanno spinto magari a iniziare questo percorso? E per oggetti possono essere appunto libri, esperienze, oppure, che ne so, qualcosa di più concettuale, oppure un ricordo, o addirittura una persona. Dunque, come libri, io ce l'ho ancora qui, c'è un libro di Isaac Asimov che si chiama Esplorando la Terra e il Cosmo, che mi ha molto colpito. Mi ricordo quando ero, diciamo, facevo il liceo all'epoca, quanti anni avevo non mi ricordo esattamente, però mi era sembrato un racconto così avvincente, molto completo, perché si parlava della storia dell'umanità ma anche della storia del cosmo. Mm-hmm. Fatto benissimo, e tra l'altro io l'ho riaperto da pochissimo tempo, ce l'ho avuto sempre, insomma, negli scaffali, però non ho mai usato in qualche modo riaprirlo, però l'ho riaperto per guardarlo e per confrontare con un libro che ho scritto io sulla divulgazione scientifica, perché il mio libro di divulgazione scientifica, mi vergogno perché ha un sacco di numeri. Mm. Allora mi sono sempre chiesto, siccome anche, diciamo, nel mio libro faccio una specie di viaggio, magari non nel tempo, ma sicuramente nello spazio, però in realtà c'è anche il tempo con lo spazio, quindi diciamo confrontarlo in qualche modo al libro di Isaac Asimov come concetto, non come, sicuramente non come livello, però mi sono sempre chiesta chissà cosa, perché io non l'avevo più aperto questo libro da quando ero adolescente, allora mi sono chiesta chissà come ha fatto lui il suo libro, se effettivamente ci sono tanti numeri come ho fatto io nel mio libro, no? Perché mi ricordavo questo libro che era stato per me così avvincente, così anche convincente nel dire questa è la cosa, è quello che io voglio fare, cioè diventare una scienziata. Oramai lo sapevo già da un po', però che cosa fare, forse quello che cosa fare esattamente, quindi diventare astrofisica, mm-hmm. no? Forse quello ha avuto un certo effetto, un certo impatto, quindi ho avuto il coraggio di riaprirlo da poco, no? Quando il mio libro è stato pubblicato, no? E tu, vabbè, fammelo aprire, vediamo cosa c'è dentro. Effettivamente anche il suo libro è pieno di numeri, quindi ho detto allora sì, cioè per descrivere la scienza, e in particolare la fisica, l'astrofisica, ci devi mettere sti numeri, perché i numeri, nonostante siano terribili per la maggior parte della gente, anche la matematica, ma li devi utilizzare perché descrivono l'universo, la natura, in maniera straordinaria. Cioè con i numeri tu puoi capire le cose, no? Cosa che, vabbè, tu, Serena, tu hai studiato filosofia, hai detto, no? Sì. Quindi filosofi sono più le parole che i numeri. Infatti a me il numero mi spaventa tantissimo, veramente okay. Mi spaventano tanto i numeri. Però insomma sì, ci servono anche quelli per spiegare la scienza. Servono sì, e ti aiutano tantissimo, ti facilitano tantissimo la vita, perché in particolare in astronomia, in astrofisica, a te non serve conoscere i numeri in una maniera precisa, non come tu, se devi fare una telefonata devi sapere il numero precisamente. In astrofisica uh-huh. non è così, a te servono spesso gli ordini di grandezza, cioè se tu vuoi sapere quanto è pesante la nostra galassia,
E noi non vogliamo sapere con la precisione del chilogrammo, non lo saprebbe nessuno, e nessuno mai potrà saperlo, nemmeno nel futuro. Però sapere se è più grande di Andromeda, più piccola di Andromeda, se è una galassia grande o piccola in generale, per cui la precisione mi serve sì, ma fino a un certo punto. E questo è un grandissimo vantaggio in astrofisica, cioè non ti si richiede di sapere le cose con altissima precisione, vuoi solamente sapere un ordine di grandezza, quello già è abbastanza. E tra l'altro, per esempio, la Via Lattea non ha una massa conosciuta con grandissima precisione. Siamo contenti, no, queste sono misure che vengono fatte continuamente, siamo contenti se l'errore sulla misura della massa della Via Lattea è precisa al 30%. Questo 30% vuol dire se pesa 10 o 13 è la stessa cosa, questo vuol dire, c'è una bella differenza. Se te ti dicono pesi 50 kg o 60 kg, insomma, c'è una certa differenza, però in astrofisica no, praticamente equivalente. Quindi sì, cosa ci mettiamo nella valigia? La Via Lattea, un po' grande però. Beh, però ci metteresti la Via Lattea, ti ha affascinato da sempre, perché insomma per diventare astrofisica insomma è una carriera ben specifica, quindi immagino che anche tu sia stata affascinata da le stelle, la Via Lattea e tutto, quindi io ce la vedo la Via Lattea nella tua valigia. Sì, la Via Lattea è a casa nostra, quindi insomma è la galassia dove noi abitiamo, il Sole è una stella della Via Lattea, della galassia, però le galassie che io ho sempre studiato sono molto lontane, sia nello spazio che nel tempo, perché nell'universo, come sapete, non esistono solamente tre dimensioni, come nella vita normale, X, Y e Z, esiste anche il tempo, che è la quarta dimensione, che è diversa dalle altre dimensioni spaziali. Il tempo è una dimensione particolare, perché si comporta in maniera diversa rispetto alle dimensioni spaziali. E quindi le mie galassie sono in genere molto lontane, e si vedono, sono molto piccole nel cielo, perché sono molto lontano. Mi fa sorridere delle volte la gente che chiede: ma tu hai scoperto delle galassie? E io dico: ma guarda che non ci vuole niente a scoprire le galassie, ce ne sono centinaia di miliardi, no? Si pensa addirittura, le ultime stime, ecco, anche lì, ancora non sappiamo quante galassie ci sono nell'universo, no? Queste misure si fanno continuamente, e le stime sono ordini di grandezza. Le ultime stime, che risalgono qualche anno fa, parlano di 2 trilioni di... Allora, aspetta un attimo, 2.000 miliardi di galassie. 1.000 miliardi si dice trilioni in italiano? Continuiamo a dire 1.000 miliardi. Ok, allora lì, vabbè, comunque, ecco. Che sono comunque tanti. Sono tantissimi, ecco. 1.000 miliardi, neanche il debito italiano in euro ci arriva. Quindi potenzialmente ogni persona sulla Terra può scoprire più di una galassia. Cioè può. Sì, tranquillamente. In realtà non è, no? Che certo. Questa stima non sono le galassie che noi abbiamo scoperto. E quelle che noi conosciamo potremmo essere intorno al miliardo, diciamo, forse comunque si parla di centinaia di milioni. Quindi, insomma, manca un fattore 1.000 al conto, però non è che tu devi conoscerle tutte quante per sapere quante galassie ci sono nell'universo. Tu dici semplicemente, fai una stima su un pezzo di cielo, lì ci vai molto profondo, te le conti più il numero maggiore che puoi, e poi dici tutto l'universo, cioè tutto il cielo si comporta nella stessa maniera come quel pezzetto di cielo dove io sono andata a contare le galassie in maniera dettagliata. Questo si chiama principio cosmologico, adesso vi faccio un pochino di lezioni di astrofisica. Il principio cosmologico mi dice che tutti i posti nel cielo, nella sfera celeste, sono più o meno uguali tra di loro. Ok. Che non è una cosa banale, perché, vabbè, insomma, complicato da spiegare in poco tempo, però è un principio molto potente. E quindi io dico, in quel pezzo di cielo so quante galassie ci sono, dico che tutto il cielo si comporta nella stessa maniera, lì so quante ce ne sono, moltiplico per la superficie celeste, diciamo, e ho una stima che è 2.000 miliardi di galassie, e ogni galassia contiene miliardi di stelle, anzi quelle grosse come la nostra, che siamo grossi, le stime parlano di circa 200 miliardi di stelle. Quindi fai due conti, di quante stelle ci sono. Sono tante. Sono tantissime. Esatto, ti sei persa. Sì, ma sto pensando alle stelle, ma quante ce ne sono? Che in effetti è vero, poi uno cioè la sera, di notte, guarda il cielo e dice: oh, che bello,
E quest'ordine di grandezza di cui hai parlato adesso non è proprio immediato, e quando ci si, almeno io adesso che ci sto pensando, sono sopraffatta da tutta questa granditudine, questa grandezza sì. che c'è intorno e sopra le nostre teste. Guarda, la cosa incredibile è che per noi astrofisici, cioè per te, ma tu sei una filosofa, immagina che comunque tu sei comunque abituata a usare l'immaginazione per pensare, cioè pensare, il pensiero è una cosa che spesso non puoi toccare chiaramente, no? Nel nostro mestiere abbiamo bisogno di tantissima immaginazione, perché non sono cose che io posso toccare, no? Cioè non posso andare su Andromeda se voglio andare a fare un viaggio. Però utilizziamo tantissima, cioè, immaginazione, però comunque testimoniata da delle cose che si vedono con gli occhi, no? Uh-huh. Quindi Andromeda riesco a vederla, so che è distante circa 2 milioni e mezzo di anni luce, so che è grande più o meno come la nostra Via Lattea, so che si avvicina verso la Via Lattea e noi ci avviciniamo verso di loro a una velocità di circa 200 km al secondo, cioè ogni secondo che passa noi Andromeda siamo 100 km più vicini, eccetera. Tutte queste le cose, no, che sono molto interessanti, le misuriamo, le possiamo toccare con mano, anche se io non posso andare su Andromeda. Quindi tutte queste cose che richiedono un grande sforzo di immaginazione, in realtà poi sono cose provate, no, scientificamente. E quindi questo è il nostro mestiere. Per esempio io ti posso dire, con questo telefono, no, guardando la posta, posso sapere ogni giorno quante stelle sono esplose, però di un certo tipo di stelle, un particolare tipo di stelle, okay. Che si chiama, sono esplosioni molto potenti, quindi si vedono, si riescono, diciamo, ad osservare, rilevare abbastanza, tra virgolette, facilmente con la nostra tecnologia. E questo tipo di esplosioni sono estremamente potenti. Si chiamano gamma ray bursts, ne ho parlato tantissime volte perché sono cose di cui mi occupo, quindi in italiano vuol dire esplosioni gamma, nei raggi gamma. E ogni giorno nell'universo possono avvenire una volta, più volte al giorno, con le nostre capacità tecnologiche moderne riusciamo a rivelarle. Qualche giorno fa, per esempio, in esplosioni di questo tipo ne sono avvenute 4, no? In un giorno? 4 in un giorno? Giorno, sì. Ok. 4 in un giorno, rivelate con i telescopi gamma, cioè con dei satelliti che girano intorno alla Terra, sono satelliti che sono sensibili ai raggi gamma. E queste esplosioni in pochi secondi sprigionano l'energia che è prodotta dal Sole in circa 10 miliardi di anni. Uh-huh. No? Il Sole, per esempio, è una stella normale, una stella di media grandezza, avrà una vita piuttosto tranquilla, vive già da quasi 5 miliardi di anni, se ne sparerà altri 5, poi si cambierà di forma, eccetera. In 10 miliardi di anni, cioè nella sua vita normale, sprigionerà l'energia equivalente di quella che sprigiona una di queste esplosioni nel giro di pochi minuti. Quindi sono esplosioni estremamente potenti. E tu dici, ma in un giorno ne sono successe 4 di queste? Sì. Tu pensi al caos, perché 4 esplosioni del genere, bam bam bam, vabbè. Cioè nella mia testa, sì, mi sto immaginando un caos tremendo. Uno dice, ma raggi gamma, ma sono potenti, ma non ce ne siamo accorti, ma sono pericolose queste cose. No, non sono pericolose, perché siccome avvengono continuamente nella vita uh-huh. dell'universo, può darsi che nella storia del passato della Terra una di queste esplosioni sia avvenuta abbastanza vicina alla Terra, può aver avuto un effetto sulla vita con estinzione di massa. Sì. Quindi diciamo, è possibile che sia successo, però negli ultimi milioni di anni questo non è successo. Però il fatto che si riescono a osservare dalla Terra, il fatto che siano così potenti, ti dice semplicemente una cosa, che sono estremamente potenti, ma sono estremamente rare queste esplosioni. Estremamente rare, ma dici, ma 4 al giorno, questo è stato un giorno particolare, in genere avvengono giornalmente, diciamo si riesce a rivelarle giornalmente. Però siccome l'universo è immenso, no, abbiamo detto 2000 miliardi di galassie, che vuol dire un volume grandissimo di spazio, e siccome queste esplosioni sono molto energetiche, si riescono a vedere, tra virgolette vedere, anche se avvengono molto lontane. Quasi come appunto una risposta visiva di queste esplosioni, noi sulla Terra riusciamo a vederle, e quindi mi verrebbe quasi naturale chiederti se nella tua valigia tu metteresti un qualche strumento
che ti permette poi di vedere queste esplosioni? Ah, tu dici banalmente, cioè, cosa ci mette un astrofisica dentro una valigia, un telescopio? Beh, ma hai messo anche la Via Lattea comunque, io ci tengo perché mettere la Via Lattea è un tocco di classe. Non ti capita spesso. No. Ma un mezzo di investigazione, sì, c'è un telescopio, anche un microscopio. C'è uno qui vicino, lo usava mio padre. È un microscopio. Che magari non salta subito alla testa che un astrofisico metterebbe un microscopio come strumento di indagine. Anche quello, è bellissimo. Ah, sì? Anche quello, sì, sì. Magari un microscopio super avanzato. Io, diciamo, mi occupo, diciamo, di cose molto grandi, no? Per cui il mio strumento di indagine non è il microscopio. Infatti, perché il microscopio invece indaga il molto piccolo. Quindi questa dicotomia di grandezze, visto che stiamo giocando sul discorso delle grandezze, spiegacelo, perché è veramente molto interessante. È un'astrofisica che lavora con le cose grandi, giganti, di tantissime cose giganti, in valigia ci metterebbe un microscopio. Ma perché anche quello è un modo per guardare l'universo. L'universo è estremamente piccolo, anche quello è estremamente curioso, è estremamente affascinante. Così vi posso consigliare di guardare immagini fatte ai microscopi elettronici, che sono, diciamo, i microscopi più avanzati che ci sono, che ti danno la possibilità di vedere veramente le cose in grandissimo dettaglio. Quindi, che ne so, guardare un capello con un microscopio elettronico, oppure cose anche più piccole. Uno non si aspetterebbe mai di vedere delle cose, no? Che con gli occhi immaginiamo in un modo, quando le andiamo a guardare con uno strumento così sofisticato, ci appare in maniera totalmente diversa. Quindi questo è veramente molto bello. Ci sono tante cose che mi colpiscono, anche cose totalmente inutili, no? Solamente perché voglio capire, no? Ed è... questa è la condizione necessaria in realtà per diventare scienziati. La curiosità. Sì, la curiosità è anche il coraggio di affrontare le cose, anche con la consapevolezza di poter fallire. Cioè, io voglio fare una cosa nuova, perché lo scienziato, quello che fa, affronta dei problemi che non sono mai stati affrontati, oppure se sono stati affrontati lo vuole fare in maniera nuova. Nuova, migliore, con un nuovo taglio, sì. Farlo meglio degli altri, dare delle risposte più dettagliate, più accurate, eccetera. Quindi, cioè, uno scienziato quello che fa è intraprendere un cammino, una strada che non sa dove ti porta. Quindi, cioè, se tu ti trovi in un bosco, no, e dici, e non sai niente del bosco, lo devi attraversare. Cioè, se c'hai le caratteristiche della scienziata, devi essere consapevole di affrontare dei pericoli in quella strada lì, no? Quindi hai bisogno di avere una certa dose di coraggio, perché se hai paura tu in quel bosco non ci troverai mai. No, è vero che se tu guardi una galassia con un telescopio, che cosa ti può succedere? Quello che ti può succedere è di fallire. Cioè, tu utilizzi uno strumento estremamente sofisticato che costa tantissimi soldi, eccetera. Ti posso dire, i telescopi più avanzati adesso costano, che so, quello che si trova in Cile europeo, una notte di quelle. Adesso è chiuso tutto perché c'è il Covid, sfortunatamente. Quindi ogni notte di quelle costa 50.000 euro, ecco. Una notte. Ecco. Dice, ma perché spendono soldi, così tanti soldi, per guardare una cosa che è lontana miliardi e miliardi? Ma quanti miliardi di chilometri? Vabbè, insomma, la stella più vicina sono 40.000 miliardi di chilometri, capito? Anche qui, grandezze. Ma è tante. La stella più vicina, hai capito? Quindi sicuramente sempre sul tema del viaggio, mi pare di capire che nella tua valigia, da quando hai iniziato a intraprendere questa carriera fino adesso, e credo anche nel futuro, la curiosità c'è dentro, proprio come primissima cosa, insieme alla Via Lattea e al microscopio e al libro di Asimov finora. Sì, un po' di queste cose sì, sono sicuramente cose che mi accompagnano. Una cosa bella, per esempio, molto affascinante sulle esplosioni di stelle, Padova. Questa è una cosa veramente curiosa. Galileo ha vissuto tanti anni a Padova, no? Sì. Ed era uno scienziato un pochino scapocchioncello, per essere... Scapocchioncello. Allora, per non offendere nessuno, cioè gli piaceva divertirsi, no? Sì, che male c'è dirlo. Vabbè, definire Galileo scapocchioncello, no, come si dice? Scapocchione vuol dire che fa le cose così. Però, insomma, era uno scienziato estremamente...
intelligente, cioè io adesso la sua vita nel dettaglio non conosco, però di recente ho visto una presentazione di una persona che ha fatto una biografia sugli anni di Padova, sì, di Galileo, e quindi erano che gli piaceva uscire, si ubriacava eccetera, e per un certo periodo ha collaborato con un altro scienziato che si chiamava Johannes Kepler, Giovanni Keplero, italiano. Italianizzato, sì. Era tedesco lui. E collaboravano, con uno tedesco e l'altro italiano, vi potete immaginare. Keplero era serio. E Galileo invece? Un pochino meno. nel senso, adesso sto un pochino così... Certo. Scherzando su questa cosa. Infatti Keplero gli passava le cose a Galileo, Galileo invece no, capito? Vabbè, insomma, Kepler è stato anche un grande scienziato e uno ha fatto cose veramente interessanti. Tra una delle cose che ha fatto, ha scoperto, documentato l'esplosione di una stella avvenuta nella nostra galassia. Quindi una stella che si chiama supernova, molto vicina, è molto più vicina delle stelle che ti dicevo prima, cioè queste esplosioni gamma sono lontane miliardi di anni luce, quindi, capito, un anno luce è 10.000 miliardi di chilometri. Sì, quindi vicino, quindi, in senso relativo. Vicino nel senso che è esplosa nella nostra galassia, sì, ed è stata una delle ultime esplosioni, forse la penultima documentata, osservata, documentata nella storia dell'umanità. Stiamo aspettando la prossima, Serena. Quindi ci mettiamo pronti. Mettetevi gli occhiali scuri anche di notte quando succederà. Questo è serio, non sto scherzando. Cioè, deve essere uno spettacolo comunque, voglio dire, che non è che capita tutti i giorni. Pronti subito a guardare il cielo. Però secondo le stime più precise su quanto spesso avvengono le esplosioni di stelle nella nostra galassia, sì, siamo in ritardo, siamo in grande ritardo. Ah. Cioè, come dire, d'estate piove poco, però a un certo punto si mette a piovere, il temporale, no? Sì. Se è secco per tanto tempo, sapete che prima o poi, che il momento in cui succederà un temporale si sta avvicinando. Sì. Cioè, se luglio è secco, non c'è stata pioggia, di agosto pure, eccetera, a settembre succederà, infatti tra poco succederà. Arriva. Ecco, la stessa cosa con le supernove, tu sai che succedono queste cose, no? Però non sai dire esattamente quando, però più passa tempo che non succede e più sai che il momento si sta avvicinando. Quindi tu, che sei giovane, sicuramente nella tua vita, che ti spero sia lunga e in salute, ricordati queste parole, prima o poi ti succederà che assisterai, se non direttamente, perché potrebbe essere che si può vedere solamente dall'emisfero sud della Terra, dipende da dove succede, però nella storia della tua vita succederà che una stella nella nostra galassia esploderà. E quali sono le papabili? Perché le stelle comunque ci abbiamo dato dei nomi, ce ne sono diverse. Sì. Una papabile che si vede nell'emisfero nord è Betelgeuse, che è una stella di Orione, della costellazione. Comunque, per continuare la storia di Keplero, Galileo è stato il primo scienziato che ha utilizzato un telescopio per guardare il cielo. Per guardare il cielo, sì. Quindi questo ha voluto dire una rivoluzione, un passo per l'umanità equivalente a essere andati sulla Luna. Sì. Keplero, questo è avvenuto nel 1609. Quindi quasi un poco più di 4 secoli fa, 1704, quindi 5 anni prima, sì, in questo momento fatidico, è esplosa una stella e Keplero l'ha documentata e si trovava a Padova. Nella bella Padova. E nella bella Padova, quindi ti immagini una cosa super luminosa, come un faro, no? Un faro puntato sul viso, per esempio questa luce che c'è qui, è come quando ci sarà un'esplosione di una stella così, che succederà a 20.000 anni luce di distanza questa qui, no? Quindi la luce cammina 20.000 anni prima di arrivarti. Quindi l'esplosione è stata rivelata nel 1604, ma è avvenuta 20.000 anni prima. Lui, cioè, capito, ha fatto questa scoperta e adesso questa supernova è diventata... se le guardate su internet, chi sta ascoltando, cercate supernova Keplero e vedete un'immagine stupenda. Quello che vedrete è una bolla di gas colorata, vabbè, i colori si mettono a mano, che rappresentano che è quello che voi state guardando, è il gas che è stato sparato dalla stella quando è esplosa. Puff. Esatto, quindi adesso è arrivata a una dimensione, adesso non so quanto sarà, sarà, non so, 1.000 anni luce di dimensione, non lo so, però no, 1.000 anni luce no,
vabbè, non so quant'è, però insomma per 400 anni sta viaggiando questo gas a velocità di decine di migliaia di chilometri al secondo, no? E quindi si è gonfiata molto questo... E lì, in questa bolla di gas che si sta espandendo nell'universo, viaggiano del materiale che è stato processato, no? Cucinato, se vuoi, durante l'esplosione. Sì. Quindi elementi chimici che prima non esistevano, che sono stati forgiati durante l'esplosione. Mm. E quindi se da una parte un'esplosione così potente, in realtà no, questa è una supernova normale, diciamo, non è potente come quelle che ti dicevo prima, è un'esplosione di una stella che non ha retto il peso, letteralmente, perché sono stelle, le stelle che esplodono sono stelle grosse, e quindi si è liberata di tantissima energia e anche del materiale di cui è composta. Quindi uno dice, ma io posti così è meglio stare lontano. Sì, vero, non puoi stare vicino a una supernova, però nello stesso tempo le supernove, che sono stelle che esplodono, sono eventi molto rari, sono vitali, cioè essenziali per la vita. Cioè senza queste esplosioni la vita sulla Terra non esisterebbe. Dice, ma com'è possibile se da una parte creano distruzione e dall'altra? Perché se... tu sei lontana, cioè tu, questa supernova di Keplero è una bellissima immagine, supernova, quindi mai 20.000 anni luce, sia abbastanza lontana, non ha un effetto sulla vita sulla Terra. Però nello stesso tempo questo materiale che viaggia nello spazio un giorno andrà a finire in altri ambienti pieni di gas, pieni di polvere, piene di elementi chimici necessari per la vita, tipo l'ossigeno, il silicio, il carbonio, questi elementi di cui è fatta la vita che noi conosciamo, sì, l'azoto, eccetera, andranno a infestare queste regioni dello spazio in altri posti, dove un giorno si formeranno dei pianeti, cioè dove un giorno si formerà magari una nuova stella e eventualmente anche dei pianeti, dove sarà possibile la vita, come è successo sulla Terra. Quindi la Terra è fatta di tantissime cose abbastanza, diciamo, chimicamente processate, ma prodotte da queste esplosioni in altri posti, in altri momenti, che poi sono arrivati sulla Terra. È affascinante tantissimo questa cosa qua. Ti piace? Sì, molto, moltissimo. Tantissimo, e davvero. E ti dico una cosa che è molto carina come diciamo, particolarità. Le stelle si formano da nubi di gas, mm-hmm, no? Però il gas, diciamo, quello che fa formare le stelle è gas a una certa densità e la forza di gravità. Però la forza di gravità e la densità del gas non è sufficiente se il gas è troppo caldo, cioè se il gas è troppo caldo, caldo, troppo alte, la gravità non riesce a lavorare e a far condensare il gas per formare dei corpi compatti tipo una stella. Mm-hmm. Quindi per raffreddare il gas, cosa c'è in natura che fa raffreddare il gas? La polvere. La polvere. La polvere raffredda il gas e questo aiuta alla formazione delle stelle. Cioè se tu hai un ambiente che non ha polvere, formare una stella è molto più complicato. Anzi, addirittura non sappiamo meccanismi... La teoria non ci aiuta tantissimo, cioè non sappiamo come fa il gas senza polvere a formare una stella. Vedi, questo è un dilemma, una curiosità che potresti portare avanti. E... sì, cioè ci sono le teorie, ci sono i meccanismi, poi la gente ha molta fantasia, la gente si inventa di tutto. È anche vero che adesso la polvere esiste praticamente in tanti posti, ma in passato non era così, perché in passato l'universo era molto più vergine, tra virgolette, cioè era poco infestato da polvere o da elementi chimici pesanti. Vabbè, vi ho già Sandra, ubriacato abbastanza. Sono io veramente, queste cose hanno un fascino non solo su di me, ma su tutti. Adesso sembrano parole, frasi fatte, parole altisonanti e ridondanti, però credo che la prima persona che ha alzato il naso, ha iniziato a guardare il cielo e le stelle, ha dato via un moto di curiosità e voglia di sapere cose che ci ha portato qui, oggi, a parlare con te della tua valigia nel viaggio della scienza, che si è riempita di oggetti, cose, concetti bellissimi e che sono sicura continueranno a... Guarda, devo finire la storia, scusami Serena, di Keplero e di Galileo. Allora, Keplero, quando ha osservato la sua supernova, che porta il suo nome, era nel 1604, quando ancora il telescopio non era utilizzato per guardare il cielo.
Tu immagina se questa, cioè immagina che coincidenza incredibile, no? Se tu ci pensi, una cosa incredibile, il fatto che queste esplosioni di questo tipo succedono nella Via Lattea una o alcune volte ogni secolo, ok? Ok. Come fa? Cioè questa stella va a esplodere 5 anni prima che Galileo utilizzasse, quindi Galileo non l'ha potuta guardare questa, no, è stata una questione di timing sbagliato. Ogni tanto il timing sbagliato proprio rovina, sì, clamorosamente, esatto, le ma cose. Ma guarda, per un soffio Galileo non avrebbe potuto guardare questa supernova con un telescopio, quindi la storia dell'umanità sarebbe stata totalmente diversa se questa supernova fosse scoppiata 5 anni dopo. Ma da storica mi tocca dirti che con i se e con i ma la storia non si fa, quindi chissà come sarebbero andate le cose, però insomma tutto sommato non sono andate così male. No, per noi sono andate meglio, nel senso che adesso c'è molto ancora più di attesa per la prossima supernova, perché se succederà, e succederà, vedere una supernova vicina oggi vorrà dire capire tantissime cose. Quindi Galileo poverino se l'è persa, ma noi invece, ma noi, capito? Noi no, noi ce la faremo, sì, e ricorderemo alla faccia di Galileo, no non è vero, diremo vabbè dai, lo spirito è qui con noi, anche tu lo puoi vedere. Lui ha fatto le sue belle scoperte, cioè tra l'altro disegnava molto bene, faceva delle, lui adesso ci sono delle immagini fatte con dei rivelatori super sofisticati, lui l'immagine della luna se l'è disegnata. No, è che comunque stiamo parlando di Galileo Galilei, mica dell'ultimo degli arrivati, cioè comunque Galileo Galilei qualcosa l'ha fatto. Uno dei più grandi scienziati dell'umanità, sì. Avete avuto la fortuna a Padova di vederli, insomma, di averlo ospite per un po' di tempo. Sarebbe bello fare una chiacchierata con Galileo, però questo penso sia tema di una chiacchierata che potremo fare su altre frequenze. Sì, chiedete, ci saranno esperti mondiali di Galileo. Io Sandra ti ringrazio per questa chiacchierata veramente bella, affascinante, grande, perché okay, grazie, noi siamo un briciolino, siamo veramente un briciolino nell'universo gigantesco. Io continuerò a pensare sempre che siamo sempre più piccoli in questa cosa enorme, in questa amalgama enorme di stelle e esplosioni, sì, intorno a noi. E di nuovo Sandra, io ti ringrazio grazie a voi. Questa era l'ultimissima puntata di Radio CICAP Fest, perché abbiamo la veste del fest. È stato un piacere farvi compagnia in queste 3 settimane e 4 weekend. Noi ci risentiamo presto, aspettando l'esplosione della prossima supernova, quindi andiamo tutti a preparare gli occhiali da sole, stiamo lì pronti, Sandra al tuo segnale ci butteremo fuori a guardare quello che starà succedendo. Noi ci risentiamo di nuovo, sì, presto, con le consuete puntate di Radio CICAP. Ciao ciao, ciao. Ringraziamo Sandra Savaglio e Serena per questa ultima chiacchierata di Radio CICAP Fest, che devo dire è stato divertente, e anzi, visto che abbiamo qui Massimo Polidoro, sì, ciao Massimo. Ciao Enrico. Grazie Massimo per averci dato questa opportunità. Ma perché scherzi. Abbiamo scoperto un sacco di persone, qualche ospite l'avevamo già avuto, lo sanno i nostri ascoltatori, l'avevamo già avuto nel podcast, ma quelli che non c'erano ancora stati sono diventati tutti i nostri migliori amici e probabilmente non dico niente, Io devo ringraziare voi perché siete stati straordinari, avete condotto benissimo questi incontri piacevoli e le persone insomma tornavano a casa ascoltandovi, era diventata un'abitudine piacevole, e adesso molti diranno ma come, adesso finisce, non vi sentiremo più, però ci sarà Radio CICAP che ripartirà presto, giusto? Ah beh sì, credo, adesso non ho il calendario sotto mano, ma penso che tempo una decina di giorni e torniamo. Insomma. Vi riprendete un attimo da questa immersione totale quotidiana e poi si riparte. Beh, questo è il nostro ultimo appuntamento insieme a Radio CICAP Fest ed è difficilissimo darvi un ultimo evento da seguire, per cui non ti scandalizzerai se io vi ricordo per esempio che venerdì 16, venerdì sera, ci sarà la finalissima per il CICAP Quiz, vedremo chi vincerà tra le due agguerritissime squadre. Non ti dispiacerà se segnalerò che nel weekend, il sabato per esempio,
ci sarà Dario Bressanini che parlerà, pensa un po', di verdure, ci sarà Alfredo Castelli che parlerà di Martin Mister e di Leonardo da Vinci con Alex Dante, ci sarà Antonella Viola che risponderà alle domande sui virus, sui vaccini, ma sono troppi, davvero troppi i nostri amici. E vabbè, te ne devo, come tu mi dici tutte le volte, indicare solo uno ospite, e c'è l'imbarazzo come sempre, non me ne voglia nessuno dei nostri amici, ma non si può non segnalare l'incontro con un amico che torna a trovarci domenica alle 15:30, che sto parlando naturalmente di Paolo Nespoli. Paolo Nespoli, sceso dalla stazione spaziale, sarà insieme a Claudio Belotti, che è un formatore, e io sarò con loro e li farò chiacchierare di un'idea che hanno avuto, cioè quella di, come dire, raccogliere le esperienze di Paolo nello spazio e anche la sua capacità di affrontare e risolvere problemi in un contesto certamente non usuale per tutti noi, per vedere come quel modo di affrontare i problemi o di affrontare la realtà potrebbe tornare utile anche qui sulla Terra, tra le persone comuni. Ma questo è un altro di queste cose imperdibili che ci sono per tutto il weekend e guarda, che ci sono state fino adesso. Giusto perché ti strappo questi ultimi secondi, proprio perché è l'ultimo appuntamento. Ricordatevi che finiremo dopo Paolo Nespoli, ci sono ancora un paio di incontri con i nostri amici e poi finiremo proprio con l'ultimo incontro con Piero Angela, da casa sua alle 17:45, subito dopo ci sarà il saluto finale alle 18:30, ci daremo l'arrivederci e noi ci auguriamo anche di riuscire a darvi le date in cui si terrà il prossimo CICAP Fest nel 2021, quindi non vi perdete questi saluti finali. Contiamo molto in queste date, contiamo molto nel 2021 per rivederci tutti di persona. Guarda, come hai sentito, tutti i nostri ospiti hanno proprio detto quello, cioè speriamo di tornare a vederci l'anno prossimo di persona, perché bella l'esperienza online, bello tutto, però quando siamo lì tutti insieme è un'altra cosa. Quindi no, grazie Massimo. Grazie a te Enrico, grazie a tutti. Ringraziamo tutti quanti. Gli organizzatori, ringrazio i miei colleghi di Radio CICAP, ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti al CICAP Fest li rifai tu i ringraziamenti fatti bene domenica, grazie, e sentiamo per l'ultimo appuntamento di questo CICAP Fest Daniela Ovadia con anche lei gli ultimi lanci del weekend e al prossimo CICAP Fest. Bene, dai, noi abbiamo ancora questo fine settimana, ci saluteremo domenica, ma intanto grazie Enrico, noi ci vediamo molto presto. Grazie Massimo, ciao. L'avrete sentito dire molte volte, la storia è fatta di corsi e ricorsi. Mai espressione fu più fraintesa di questa, anche se era nata dal pensiero di Giambattista Vico, perché la storia non è mai uguale a se stessa. E se anche alcuni eventi possono ricordare il passato, non si ripetono mai uguali a se stessi. E non è detto che le conseguenze di un evento siano sempre analoghe. Ne parliamo con David Bidussa, storico sociale delle idee, e con Roberto Paura, esperto di Future Studies, quella metodologia utilizzata in scienza per cercare di predire il futuro in modo scientifico, in uno specifico campo di indagine, basandosi sui dati che noi otteniamo dal passato. Con loro vogliamo parlare di cosa possiamo davvero imparare dal passato e come possiamo usare quelle informazioni per avere un futuro migliore. Domenica 18 alle 12:30 dialogheremo con Stefano Quintarelli, membro del Parlamento italiano nella 17ª legislatura, membro della Commissione per i diritti e i doveri in Internet della Camera dei Deputati e attualmente membro del Comitato Scientifico della Fondazione Leonardo e presidente del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia Digitale Italiana. Perché tutti questi titoli? Perché il lavoro che fa Stefano Quintarelli è un lavoro davvero importante per il futuro della nostra società. Quello che fa è portare in luce gli aspetti controversi e difficili eticamente e socialmente della diffusione dell'intelligenza artificiale. Stefano Quintarelli è un grande sostenitore dell'intelligenza artificiale e infatti ha dedicato un libro al tema, intitolato Intelligenza artificiale, cos'è davvero, come funziona e che effetti avrà, che ha tra l'altro la prefazione di uno dei fondatori del CICAP, Piero Angela. In questo libro
si addentra nelle problematiche legate all'uso dell'AI, per esempio per quel che riguarda i posti di lavoro. Come cambierà il mondo del lavoro alla luce della diffusione dell'intelligenza artificiale? Quanto l'intelligenza artificiale impatterà sulla nostra possibilità di interagire con le macchine e quanto dobbiamo delegare a questa intelligenza artificiale? La chiave, secondo lui, è proprio nel termine intelligenza, che noi intendiamo in un'accezione molto umana, ma che non ha nulla di umano quando parliamo di macchine.